Ricordo di Antonio Recanati, il nostro collega che viene ricordato, onorevole Fusilli, in questa tre giorni a Loreto Aprutino, una presenza importante la sua anche per testimoniare la vicinanza anche della politica, degli amministratori al nostro collega che ha operato sempre sul territorio con grande impegno. Una testimonianza innanzitutto di stima personale per quello che Antonio ha fatto nella sua carriera e nella sua vita. E poi ci tengo molto ad esserci perché è bello che da una vicenda dolorosa, soprattutto per i suoi familiari, nasca un percorso che non serve solo a ricordare Antonio, ma a realizzare quello che Antonio voleva, cioè la valorizzazione del territorio. Per quello ha speso la sua vita professionale ed è bellissimo che innanzitutto il figlio, i familiari, la comunità di Loreto Aprutino, la municipalità abbiano sostenuto questo desiderio che oggi diventa realtà. Lui non era il giornalista delle parole, ma nel suo servizio, anche se compariva un attimo, riusciva a comunicare anche con la sua persona, quindi e questo gli è riconosciuto. Credo che un'iniziativa del genere, oltre che far bene a tutti quanti lo conoscevano, fa bene allo stesso territorio di Loreto ma a tutto l'Abruzzo, perché è l'ulteriore servizio che Antonio propone quest'anno, in questi giorni, il 26, 27 e 28 di agosto, e si ripeterà sicuramente negli anni, quindi Antonio continuerà il suo lavoro, ma soprattutto lui sarà contento e sono sicuro che sarà presente. Stefano Recanati, quanto si è orgogliosi di avere un papà così stimato non solo dai colleghi, dai giornalisti abruzzesi, ma anche dal mondo politico, dal mondo degli amministratori, dai concittadini, dagli abitanti di Loreto? Tantissimo. Tantissimo, e fa molto onore anche vedere la vicinanza proprio delle amministrazioni, dei politici, e quindi ci sentiamo molto orgogliosi, come io ma come la società Vestina, quindi siamo molto soddisfatti e cercheremo di portare a termine questa manifestazione nel miglior modo e di creare qualcosa di importante sia per Loreto ma anche per il mondo del giornalismo.